Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi di alcuni top e flop del momento, prodotti che sto utilizzando di più. Sono tutti prodotti per corpo e capelli e un prodotto per le labbra e sono tutti prodotti top tranne uno solo che è un flop. Allora, parto con un prodotto che vi ho mostrato in uno dei tanti video haul che ho fatto ultimamente del DM. Questo è un gel doccia ai sali del Mar Morto di Balea. Questa linea di gel doccia è molto economica perché costa 99 centesimi per 250 ml. Di questo prodotto vi ho fatto la review sul mio blog, vi lascio il link tra le schede, tra le schede non ce lo posso mettere, giù nell'info box, così potete vedere anche l'inci a pallini, insomma tutte le varie informazioni. Comunque l'inci è buono, ha solamente un pallino rosso che credo sia il colorante e è in fondo, è l'ultimo proprio, quindi ha un buon inci. Allora, questo qua è ai sali del Mar Morto e al tè verde, è una profumazione che non è che mi ricorda il mare, però è una profumazione comunque fresca, molto gradevole, piacevole, non rimane poi sulla pelle. È adatta in estate, è vero, però sinceramente è uno di quei prodotti che si possono utilizzare tranquillamente anche in inverno, non ha una profumazione particolarmente estiva, anche se nella descrizione c'è scritto che appunto è una profumazione estiva. Comunque è un gel doccia, come si può vedere io sono circa a metà, abbastanza denso, basta pochissimo prodotto per ogni doccia, fa tanta schiuma anche, è vero che io utilizzo, come vi dico sempre, la spugna, però comunque è un prodotto che di per sé fa comunque schiuma. Mi sta piacendo molto, lava bene la pelle, non la va a seccare, non la va a irritare, è buonissimo, poi costa pochissimo, il lince è anche buono, ci sono varie profumazioni, questa qua si trova ancora almeno nel mio DM, comunque ce ne sono veramente tantissime. Mi piacciono molto anche queste confezioni molto basic, tra virgolette, molto carine, non lo so, le trovo eleganti, mi piacciono, e quindi niente, questo qua è un super top e ve lo consiglio. Altro prodotto per il corpo che sto utilizzando non da tantissimo, però mi sta piacendo, è di Elan, e questo è un siero volumizzante, rassodante, effetto tensore per il seno. Mi piace, allora la profumazione non mi piace per niente, secondo me puzza, però questa è anche una cosa molto soggettiva. È una cremina molto leggera, mi piace perché non appiccica, non unge, è di facile assorbimento, quindi impiego veramente poco tempo per applicarla, idrata molto bene la zona. Per quanto riguarda l'effetto rassodante, volumizzante, effetto tensore, devo aspettare ancora un po' prima di dirvelo, comunque io non l'ho acquistata per questo scopo, ma l'ho utilizzata solo per avere una crema specifica per la zona. Io utilizzo sempre una crema per quella zona per fare appunto l'autopalpazione, e questa mi sta piacendo tantissimo, ve la straconsiglio. Ne basta pochissimo, sono 75 ml, ma veramente basta una goccettina piccola piccola di prodotto. Io ho un seno normale, ecco, non ho la prima ma non ho neanche la quinta, e niente, buono, veramente molto buono. Ultimo prodotto per il corpo è questa crema per i piedi di Naturaline, acquistata al Conad. È una crema emoliente per piedi secchi screpolati alla lavanda e burro di karité. Mi piace molto, è un prodotto certificato EcoCert. Allora, la profumazione è un po' balsamica, un po' mentolata, e la lavanda arriva proprio all'ultimo, quasi non si sente. È una cremina veramente molto leggera, che si assorbe facilmente, non bisogna stare lì a massaggiare più di tanto, e quindi la prima volta che l'ho utilizzata ho detto vabbè, questa non farà niente. L'avevo presa perché avevo appunto i talloni dei piedi proprio secchissimi, non so perché, il primo anno che mi succede. Devo dire che questa in realtà, pur avendo una texture leggera, l'ho trovata almeno sui miei piedi molto nutriente,
molto idratante e mi sta piacendo tanto. Ne basta poco anche qua e ho risolto applicandola per 3 giorni consecutivi, ho risolto il problema dei piedi secchi, quindi veramente molto molto buona. Anche questa costa pochissimo. Se nel frattempo sentite un rumore di sottofondo, sono vicini con l'aspirapolvere. Ho cercato di aspettare un po' per vedere se magari la smettano, ma non la smettano e vai. Io li odio, inizio veramente a odiarli. Se vi racconto tutte le cose, non sono l'unica ad avere dei vicini odiosi, mettiamola così. Però la cosa che mi fa imbestialire è che siamo vicini di casa veramente 50 anni che le nostre famiglie, ma anche di più, abitano accanto. E è come se fossimo una grande famiglia. E poi a un certo punto sono diventati stronzi. Ora che sono da sola in questa casa sono diventati stronzi. Comunque, capelli. Altri due promossi. Allora, il primo è questo qua del marchio Amica. Un marchio che io trovo di solito al Cosmoprof e acquisto al Cosmoprof, però penso che sul loro sito si possano acquistare prodotti perché io comunque in alcuni video vedo delle ragazze italiane che acquistano questi prodotti, quindi credo che da qualche parte si possano acquistare. Comunque, questo qua è un balsamo per capelli. Io avevo provato il campioncino, mi era piaciuto tantissimo e quindi ho voluto acquistare in fiera, approfittando dello sconto della fiera, la full size. E devo dire che l'impressione che ho avuto col campioncino è stata l'impressione giusta. Allora, innanzitutto la confezione è molto rigida e il balsamo è abbastanza denso, quindi non so quando poi arriverò verso la fine se sarà un problema o no. Questo per ora ancora non ve lo so dire. Comunque, la profumazione è spettacolare, è una profumazione buonissima che non so descrivervi, che mi piace molto e che rimane anche sui capelli per qualche giorno in maniera delicata, però rimane sui capelli, veramente molto buono. Basta pochissimo prodotto e districa all'istante i capelli, li ammorbidisce e li idrata a fondo senza appesantirli. Calcolate che io i miei capelli sono questi, non sono piastrati, sono finissimi i miei capelli, non hanno volume, si annodano facilmente e devo dire che con questo prodotto non sono appesantiti, ma appunto mi permette di andare poi a pettinare, a districare i capelli con una facilità incredibile e di conseguenza non vado a strapparmi i capelli. Veramente un ottimo prodotto, tra l'altro credo che mi durerà una vita intera, sono 300 ml, ma veramente io ne metterò così. Perché mi basta, un po' perché è molto concentrato e molto denso e un po' anche perché non ho capelli lunghissimi. Poi, altro prodotto per i capelli è questo shampoo di Lovea all'argilla verde. Questi prodotti Lovea, è uno shampoo purificante, questi prodotti Lovea io li trovavo all'OVS. Ora, all'OVS nella mia città, boh, ce n'è uno, ma di beauty non ha praticamente nulla. Non so se si trovano nelle altre OVS, non so dove si riescono a trovare adesso i prodotti Lovea. Comunque, è uno shampoo certificato ICEA, è di un color verdino morto, un po' una via di mezzo tra i ceci e piselli, un verde un po' smunto e abbastanza liquido, anche qua ne basta poco, fa un sacco di schiuma. Non mi va a seccare i capelli o la cute, nonostante sia purificante, però devo essere sincera, lava bene i capelli, li lascia puliti a lungo, però non ho trovato questo effetto purificante, questo effetto appunto di capelli più puliti. Mi durano quanto uno shampoo normale. E appunto non lo trovo neanche sgrassante, cosa buona. Per cui ecco, più che uno shampoo purificante, è uno shampoo secondo me normale. Ora, magari ecco, su capelli secchi non lo andrei a mettere, però su dei capelli normali oppure leggermente grassi, va benissimo. Per chi ha capelli veramente grassi, questo secondo me fa poco, però magari alternato con qualche altro tipo di shampoo può andare. A me personalmente sta piacendo molto, credo di aver superato la metà e è buono, un buon prodotto. Ultimo prodotto di cui voglio parlarvi è questo qua, l'addolcilabbra di Alchemilla alla nocciotella.
Io non ho una simpatia per questa azienda, penso di avervelo già detto, perché hanno, secondo me, un modo di fare non solo con le blogger in fiera, ma proprio anche con i clienti, che a me non piace, non piace per niente, mi dispiace, ma questo è. Io avevo avuto dei problemi con questi addolcilabbra, cose, non mi sto ad addentrare, comunque i prodotti che avevo acquistato. Ho mandato un'email all'azienda e l'email non mi ha considerato, le ho mandate penso 85 miliardi, non mi ha mai considerato nessuno. Poi ho visto che una youtuber aveva avuto lo stesso problema che ho avuto io e a lei le avevano spedito un sacchetto pieno di addolcilabbra nuove. Ecco, io non voglio un sacchetto di addolcilabbra nuove, però ecco, magari una risposta per sapere se quel prodotto era scaduto da buttare, era successo qualcosa, era pericoloso da utilizzare oppure no. Comunque, chiusa parentesi, i prodotti che io ho adesso di Alchemilla sono prodotti che ho da tanto tempo, che erano rimaste nelle scorte o che mi hanno regalato, ma è un marchio che io non acquisto più. Chiusa questa parentesi, passiamo a questo prodotto. Allora, è un balsamo labbra molto idratante. Non è troppo oleoso, troppo untuoso, ha una consistenza giusta. Lo boccio per via di questa profumazione, che a parte che non, a me non piace, pensavo che mi potesse piacere, ma in realtà non mi piace. Ma al di là di questo, credo che sia una profumazione veramente troppo, troppo, troppo forte da mettere sulle labbra. Cioè un po' meno, perché comunque va in bocca, ce lo mangiamo e non è piacevole, ecco. E quindi mi ritrovo a bocciarlo per questa profumazione troppo, troppo intensa. Ho altri addolcilabbra, vediamo come saranno gli altri. Questo è, diciamo, promosso per quanto riguarda l'idratazione, la performance che ha sulle labbra, anche se devo essere sincera, a questo punto quello di Alverde, alla calendula, quello di Viviverde Coop sono 100.000 volte meglio. Comunque, promosso per la performance che ha sulle labbra, ma bocciato per quanto riguarda la profumazione, un po' perché a me, ripeto, non piace, ma soprattutto perché è troppo forte, veramente troppo forte, più forte del gel doccia o del balsamo per i capelli, quindi anche no. Bene, quindi questi sono i prodotti di cui volevo parlarvi, fatemi sapere se anche voi li state provando, come vi state trovando, se vi piacciono, se avete qualcosa da consigliarmi. Vi volevo far vedere, prima di chiudere, Ciuscina, che era a dormire sulle mie braccia. È diventata grandissima, vero? È la mia ombra, ma è anche un po' stronzetta, sì, vero? Vero amore? Bellina. E quindi niente, il video finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!